conservate la fede, coltivate, approfondite il rapporto personale con Gesù in modo che tutto sia illuminato e i nostri pensieri e iniziative siano sostenuti dallo Spirito che ci dona. È questa l'attenzione che l'Arcivescovo ha raccomandato alla sessantina di sacerdoti e ai membri di alcune diaconie riuniti nel santuario di San Pietro Martire a Seveso per la celebrazione di preghiera dei presbiteri, 51 in tutto, tra nuovi parroci e responsabili di comunità pastorale che hanno ricevuto una nuova destinazione con il rito dell'immissione nell'ufficio di parroci, cui si aggiunge quest'anno l'inizio del ministero dei tre nuovi vicari episcopali: Franco Gallivanone, che assume l'incarico per la zona pastorale seconda Varese, Marco Bove, nominato per le sesta Melegnano, e Gianni Cesena per la terza Lecco. Sono loro che hanno preso infatti posto accanto all'arcivescovo in altare maggiore, così come il vicario generale, il vicario episcopale per la formazione permanente del clero e gli altri quattro vicari episcopali di zona, nella celebrazione che segna un momento particolarmente significativo. Alla vigilia di ogni anno pastorale, che conclude la proposta diocesana rivolta ai preti, tempi in disparte. L'importante è vedere l'azione del buon pastore, dice Del Pini in riferimento alla pagina del Vangelo di Giovanni appena proclamata, fidandosi dell'opera di Dio. Un affidarsi al Signore che si realizza solo nella relazione appunto personale con Dio. La nostra missione certamente deve essere tutta orientata ad accompagnare la fede della gente, a crescere, a far sì che la nostra fede cresca con la fede della gente. È certo che le incombenze di un parroco, di un responsabile della comunità pastorale, ma anche di un vicario, anche di tutti i membri della diaconia, sono molte, molte cose. Però sempre dovremmo essere capaci di domandarci in che modo queste cose che facciamo aiutano la gente a incontrare Gesù. Da qui la raccomandazione. Ecco cosa vorrei raccomandarvi. Ecco cosa chiedo per me e per voi, di conservare la fede come una relazione personale determinante, totalizzante con Gesù. Poi la promessa dei nuovi vicari episcopali, la professione di fede pronunciata uno a uno da tutti i presbiteri che hanno ricevuto la nuova destinazione, con il giuramento di fedeltà nell'assumere l'ufficio, mentre i parroci responsabili di comunità salgono in altare per porre le proprie mani sul Vangelo.